Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ebbene sì, altro video unboxing perché il mio buon proposito di farne uno al mese non ha proprio funzionato visto che mi arrivano tanti pacchi e spesso e volentieri ci sono cose che devo necessariamente aprire quanto prima, quindi non posso aspettare materialmente un mese per aprire qualcosa che magari devo mangiare o qualcosa che devo guardare o leggere, quindi ragazzi questa cosa mi sa che non ha funzionato, ma sono comunque contento perché ne posso girare di più, posso subito condividere con voi le novità del mese, le novità acquistate ogni settimana, quindi ragazzi eccoci qui con questo nuovo unboxing e cominciamo proprio da questo pacchetto che mi arriva da Universal Pictures Home Entertainment e ragazzi probabilmente si tratta di nuovi film, nuove uscite in Blu-ray e quindi andiamo a sbirciare all'interno. Sì, ebbene sì, ecco qui che si tratta di, ragazzi, Jurassic World in 4K Ultra HD e stanno per arrivare anche tutte le nuove versioni HD dei vecchi film di Jurassic Park che io neanche a dirvelo dovrò assolutamente recuperare. Ragazzi, questa è qui la versione 4K, andiamo a togliere il cellophane e vediamo all'interno cosa contiene. Io non vedo l'ora di rivederlo dato che giorno 11 giugno, se non sbaglio, arriverà al cinema Jurassic World 2 che devo andare a vedere di corsa perché sono un grandissimo fan della prima ora di Jurassic Park e quindi devo andare assolutamente. Ecco qui abbiamo una slipcase con Amarei nera come si addice ad ogni Blu-ray 4K Ultra HD ed ecco qui, molto minimal, molto bella, mi piace tantissimo e all'interno abbiamo due Blu-ray, uno 4K e uno classico, quindi qualora non aveste già un lettore Blu-ray 4K o una TV 4K non preoccupatevi, potete acquistarlo comunque visto che è compresa la versione Blu-ray normale e poi magari un domani potrete guardare quella in 4K. Mi piace tanto la grafica del CD perché troviamo il nostro protagonista con i tre Velociraptor nella scena iconica della moto. Quindi davvero molto molto bella, grazie Universal, ma non è finita qui perché all'interno ce n'è ancora un altro, un film che io non ho invece ancora visto, che non sono riuscito a vedere al cinema, e ragazzi si tratta di Downsizing con Matt Damon, Vivere alla grande. Di cosa parla? Sicuramente avrete visto in televisione o comunque il cinema e il film, ma in televisione i trailer sono passati parecchio. Si tratta di una novità, diciamo è un film un po' distopico perché ci parla della possibilità di farsi rimpicciolire e vivere in delle città in miniatura, ma vivere meglio, vivere alla grande, perché i soldi messi in banca nella vita reale, mettete caso voi abbiate 10.000 euro in banca, in quel caso i soldi sarebbero molto molto di più perché proporzionati alla vita in miniatura. Quindi il nostro Matt Damon e sua moglie decidono di farsi miniaturizzare come altri loro amici e di provare questa esperienza. È una cosa irreversibile, quindi bisognerà ponderare molto questa scelta e si andrà a diventare circa 10 centimetri. Sembra davvero una commedia molto molto interessante, però all'interno era chiuso anche un messaggio ecologista. Volevo tantissimo andarlo a guardare e quindi sono felicissimo. Sicuramente ve ne parlerò anche su Instagram, vi darò le mie opinioni nelle stories, quindi ragazzi nel caso seguitemi anche lì, mi trovate come antonio.seria, semplicissimo. Vediamo il contenuto del nostro Blu-ray e poi andiamo avanti col nostro unboxing. Eccolo qui, ragazzi, Downsizing. Io davvero non vedo l'ora di guardarlo, ma adesso mettiamo questi da parte e andiamo ad aprire gli altri pacchetti. Ce n'è uno qui accanto a me che ho acquistato, anzi più che altro è uno scambio con un utente su Facebook perché sono riuscito a reperire la McGranite, già qui si è aperto quasi da solo, la McGranite in versione Mystery Mini gatto, perché sto cercando disperatamente queste versioni di animali visto che non ci sono nei Funko Pop classici. E ragazzi, qualora qualcuno di voi avesse Fanny in versione Mystery Mini o la versione sempre Mystery Mini del cane Sirius Black,
per favore mi contatti, così magari ci mettiamo d'accordo, facciamo uno scambio, riacquisto, fatemi sapere. E ecco qui che dovrebbe esserci la nostra Magranite imballata benissimo, e andiamo a vedere all'interno. Eccola qui, ragazzi, è davvero molto molto bella, mi piace un sacco perché ha stampati sugli occhi, proprio come nei libri, la forma degli occhiali della Magranite, la sua codina arricciata, davvero fatta molto molto bene, e la metterò assolutamente accanto alla versione Funko Pop della Magranite. Avevo dimenticato di dirvi che sto cercando anche la sirena e sto cercando anche la Puffola Pigmea. Quindi ragazzi, Puffola Pigmea, sirena, Fanny è la versione cane di Sirius Black. Nel caso contattatemi, questa è davvero bellissima, sono super contento di averla presa e la metterò subito con gli altri pop. E poi questo invece è un acquisto che ho fatto di recente alla Feltrinelli, c'era anche il 15% di sconto, ho acquistato il nuovo libro di Zero Calcare, Macerie Prime, 6 mesi dopo, è la seconda parte di Macerie Prime, appunto la prima parte, che invece uscì circa 6 mesi fa, quindi poco prima di Natale se non sbaglio. Non vedo l'ora di leggerlo perché appunto la storia è rimasta a metà e naturalmente vi farò una breve panoramica. Parla semplicemente del crescere di Zero Calcare, che cresce e col crescere della sua fama e magari delle sue possibilità economiche continua a ricevere questi cosiddetti accolli, cioè lui continua a ricevere visita da gente che gli chiede favori, gli chiede qualcosa, e quindi è anche un modo per imparare a cominciare a dire di no a chi vuole sfruttarci. Io lo trovo sempre molto molto profondo, Zero Calcare, mi fa tanto ridere con le sue opere, ma fa anche tanto riflettere, quindi ve lo straconsiglio. Questo è edito da Bao Publishing, costa 17€, ma lo trovate in sconto anche su Amazon col 15%, quindi sotto in info box tutti i link, anche naturalmente ai film di Universal. Mettiamo anche questo qui e apriamo l'ultimo pacco, questo gigante, perché ho fatto un ennesimo acquisto compulsivo. Ho acquistato una cosa nella famosa sezione Amazon ricondizionati, il Warehouse Deals, e per poco più di 10€ mi sono aggiudicato una cosa che sul momento mi sembrava servirmi e che forse in realtà non mi servirà parecchio, però per il prezzo che era sicuramente la terrò, perché può sempre tornare utile, o perlomeno questa è la scusa che mi do ogni volta che acquisto qualcosa di non necessario. Come avrete intuito, si tratta di un vassoio in bambù porta computer, che dalle foto mi aveva attratto tantissimo. Sto combinando un casino. Eccolo qui, si tratta di un vassoio che però ha questa parte qui che si può sollevare e regolare in altezza, quindi lo trovo molto utile. Naturalmente sotto ha anche le sue gambe per tenerlo a letto sul divano, e poi qui ha anche un cassettino dove poter riporre magari, non lo so, delle schede di memoria, un cavetto, un paio di auricolari, un telecomando, qualsiasi cosa. Quindi sulla carta lo trovo molto utile, ma vedremo se in realtà mi servirà veramente. Però per il prezzo che l'ho pagato devo dire che potrebbe tornarmi utile. Sono abbastanza contento, è fatto in bambù e mi sembra fatto anche abbastanza bene. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, troverete il link anche a questo qualora qualche pazzo come me volesse acquistarlo. Ragazzi, io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Io adesso andrò sicuramente a guardare Downsizing perché lo volevo vedere da tantissimo tempo, quindi bando alle ciance, lasciate un mi piace qualora il video vi fosse piaciuto, commentate, condividete, scrivete quale volevano i vostri iscritti, e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!